Questo video è relativo a un brano molto noto dei Deep Purple che si intitola Smoke on the Water. Inquadro questa regione del manico perché secondo me questo brano può essere praticamente studiato tenendo in considerazione fondamentalmente tre parti. La parte notissima dell'inizio, la parte che accompagna il canto di solito e uno stacco, chiamiamolo così, che è inserito anche nel canto. Poi c'è una sezione un pochino particolare, che vedremo poi, che è quella che accompagna l'assolo centrale del pezzo. Poi naturalmente anche nel finale c'è un assolo, ma il finale viene fatto praticamente con gli stessi accordi e lo stesso ritornello, lo stesso tema che viene utilizzato per l'inizio del brano. Inquadro questa parte del manico perché per fare questo brano occorre ricorrere a delle diteggiature e degli accordi che non sono propriamente gli accordi pieni che si usano di solito nelle canzoni. Sono accordi un po' particolari, io li chiamerei bicordi e tricordi in italiano, con la terminologia italiana. Di solito vengono chiamati in inglese power chord. Si possono trovare scritti in internet abbastanza spesso con la notazione alfabetica, quindi con le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, seguite da un 5. Perché appunto di solito sono accordi che mettono diciamo bicordi che sommano la fondamentale dell'accordo, quindi la nota che è dell'accordo, con la quinta di questa nota. Quindi se noi facciamo un do faremo do sol, perché il sol è la quinta nota dopo il do, re, mi, fa, sol. Questa canzone, questo brano, originariamente sembra sia pennato in maniera ascendente di solito, poi dopo vedremo in dettaglio. Cominciamo col dire che questo brano viene eseguito, ripeto, utilizzando bicordi, io utilizzo bicordi e tricordi per suonarlo. Ecco, i bicordi sono in realtà una riduzione di questo accordo che è un Sol maggiore, di questo accordo che è un Si bemolle maggiore, di questo accordo che è un Do maggiore, di questo accordo che è un Do diesis, Sol re bemolle maggiore. Questi sono gli accordi che vengono eseguiti. La successione è famosissima Sol, Si bemolle, Do. Sol, Si bemolle, Do diesis, Do, Sol, Si bemolle, Do, Si bemolle, Sol. Ok? Questa è la successione. Lentamente questa è un po' la successione. Sol, Si bemolle, Do, Sol, Si bemolle, Do diesis, Do, Sol, Si bemolle, Do, Si bemolle, Sol. Ok, invece di fare questi accordi pieni, ricorriamo agli accordi ridotti nella loro struttura, soprattutto nella diteggiatura. Di questo accordo che è un Sol maggiore utilizziamo soltanto queste due note, cioè le due note che sono in corda di La e in corda di Re al quinto tasto e che sono rispettivamente in La abbiamo un Re e in Re abbiamo un Sol. Ok? Quindi suoniamo soltanto queste due note del Sol. Poi invece di fare un Si bemolle maggiore completo col barré, utilizziamo queste tre note che sono al terzo tasto, le tre note che sono al terzo tasto nelle corde di Sol e di Re, di Sol e di Si. Le tre note sono, per chi conosce le note sul manico, Fa, Si bemolle e Re. Ok? Fa in corda di Re, Si bemolle in corda di Sol e Re in corda di Si. Poi suoniamo il Do, invece di suonare il Do pieno, suoniamo
soltanto queste tre note, sempre in corda di Re, Sol, Si, e suoniamo per completezza, le note sono in corda di Re un Sol, in corda di Sol un Do, in corda di Si un Mi. Poi naturalmente suoneremo anche il Do diesis con la stessa tecnica, queste tre corde, e suoneremo un Sol diesis, un Do diesis e un Fa. D'accordo? Al sesto tasto invece che al quinto come in precedenza per il Do. Ok? Ecco. Se invece di suonare questi accordi con la diteggiatura consueta, per esempio utilizzando per fare il Sol le due note del Sol, si potrebbe utilizzare ad esempio il medio e l'annulare come sto usando io adesso, il medio in corda di La e l'annulare in corda di Re, oppure utilizzare la diteggiatura della maggiore per suonare il Si bemolle al terzo tasto, ma è molto più semplice se si schiacciano le dita sul manico utilizzando soltanto l'indice e l'anulare. Naturalmente per ottenere il risultato bisogna stare molto molto attenti alle note, alle corde che vengono suonate con la penna. Quindi quando io schiaccio l'anulare in questo modo e suono le due corde La e Re per suonare l'accordo Sol, devo cercare di far suonare soltanto le due corde, che sarebbero queste due corde, il La e il Re, al quinto tasto. Non devo suonarne altre, suonerebbe malissimo. Ok? Poi passiamo all'indice schiacciato per ottenere le tre note nelle corde Re, Sol, Si per fare il Si bemolle. E suoniamo queste tre note. Poi utilizziamo di nuovo l'anulare per suonare il Do al quinto tasto, sempre con le tre note, esattamente come il Si bemolle, e utilizzeremo la stessa tecnica con l'anulare per suonare il Do diesis, che è al sesto tasto invece che al quinto. Quindi faremo il nostro rifettino iniziale, Sol, Si bemolle, Do, Sol, Si bemolle, Do diesis, Do, Sol, Si bemolle, Do, Si bemolle, Sol. Ecco, con la penna bisogna stare molto attenti, provo di inquadrare rapidamente. Bisogna stare molto attenti perché bisogna toccare solo e soltanto le corde che tocchiamo con le dita sulla tastiera. Quindi in caso di Sol suoneremo solo queste due corde insieme con un movimento rapido. In caso del Si bemolle suoneremo queste tre corde, Si bemolle, Do e Do diesis, tutte suonate in questo modo, e faremo io sono andato sempre in giù, anche se sembrerebbe che l'originale fosse fatto ascendente, d'accordo? Ecco, questo per quanto riguarda il rifettino iniziale. Torniamo alla parte del manico che ci interessa, che è questa. Fatto questo, il tema iniziale famosissimo di questo brano è spiegato, spero, abbastanza bene. Dopo questa parte iniziale comincia il canto. Il canto è fatto in una maniera un po' particolare, perché si tratta di fare praticamente sempre solo due accordi, che sono un Sol e un Fa. Il Sol e il Fa però li riduciamo proprio a power chord o bicordi, ma non più come quelli precedenti, non più il Sol suonato nelle corde di La e di Re, suonando al quinto tasto le corde di La e di Re per suonare la nota di Re,
nella corda La e di Sol è nella corda Re. Questo Sol qui non lo facciamo più. Facciamo un Sol invece con questa diteggiatura, l'indice al terzo tasto di Mi basso a suonare un Sol e l'anulare al quinto tasto della corda di La a suonare la nota Re. E suoneremo naturalmente soltanto queste due corde. Poi abbiamo bisogno di un Fa, e sono soltanto questi due gli accordi che ci interessano. Fa, e lo faremo esattamente come il Sol, soltanto che l'indice andrà al primo tasto della corda di Mi basso e l'anulare al terzo tasto della corda di La. E quindi suoneremo un Fa in corda di Mi basso e un Do in corda di La. Ok? Nel canto succede che questi due accordi vengono suonati in questo modo. Viene suonato doppio il Sol per 5 volte la prima volta e poi un Fa lungo, in questo modo. 2, 3, 4, 5, Fa, 1. Mi sono spiegato? Ecco, viene suonato due volte con due pennate discendenti, suonando solo queste due corde, Mi basso e La. Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, Fa. Questo per la prima volta in cui comincia il canto. Poi ci sarebbe questa coppia di accordi altre tre volte e bisognerà fare invece di cinque e un Fa, cinque Sol e un Fa, faremo sette Sol, uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, Fa. Ok? Ecco, questo verrà fatto tre volte, con 7 Sol e un Fa. Alla fine di queste tre volte, dopo aver fatto il Fa lungo, c'è un Sol lungo, pennato in giù. Questo per quanto riguarda il canto. Ok? Ecco. Il canto è presente nella canzone, molto molto presente, e ha una conclusione nel ritornello. Ritornello famoso che dice appunto, ripete il titolo della canzone, Smoke on the Water and Fire in the Sky. Allora, il ritornello comincia, chiamiamolo così, comincia con questo Sol, o meglio, questo Sol delimita la fine del canto. Poi passiamo a fare il Sol come lo avevamo fatto in precedenza per il riff iniziale della canzone, quello famosissimo. Ok? Ecco, passiamo a questo riff. E facciamo il Sol come avevamo fatto in questo riff, però in questo caso noi suoneremo gli accordi che sono un Sol, un Si bemolle, un Sol, un Si bemolle, un Sol, un Fa e un Sol, in questo modo. Ok? Ecco, prima di questo, di questa parte, dopo il Sol che conclude il canto, quando il testo dice Smoke on the water and fire in the sky, abbiamo un Do fatto non più con il Do delle tre corde, corda di Re, di Sol e di Si, ma faremo un Do, power chord, un Do, prima quinta. Quindi facciamo il Do con terzo tasto in corda di La e quinto tasto in corda di Sol, in corda di Re. Suoniamo un Do in corda di La e un Sol in corda di Re, questo è un Do. Abbiamo questo Do lungo quando dice Smoke on the water, Smoke on the water. Poi facciamo un La bemolle con la stessa, esattamente la stessa tecnica. Quindi facciamo terzo tasto e quinto tasto, terzo tasto di corda di La, quinto tasto in corda di Re. Poi facciamo quarto tasto in corda di Mi basso e sesto tasto in corda di La per fare il La bemolle. Ok? Questi due accordi, Do, La bemolle, portano allo stacchettino che stavo
che ho cominciato a illustrare prima, quindi portano a questo stacchettino. Ecco, portano allo stacchettino che è fatto con il Sol sempre con le due note in corda di La e in corda di Re. Ok? Poi al Si bemolle con le tre note in corda di Re, Sol e Si al terzo tasto, mentre il Sol sono le due note in corda di La e di Re al quinto. Questo Sol Si bemolle si ripete due volte. Ok? Poi abbiamo di nuovo Sol, un Fa fatto con la stessa tecnica, invece delle due note al quinto tasto in corda di La e di Re, faremo due note al terzo tasto in corda di La e di Re. Ok? Questo è un Fa. Quindi faremo Sol, Si bemolle, Sol, Fa, Sol, Sol, Si bemolle, Sol, Fa, Do. Eh? Ok, faremo il Do come nel riff iniziale, quinto tasto in corde di Re, Sol e Si. Ok? Quindi faremo Sol, Si bemolle, Sol, Fa, Sol, Sol, Si bemolle, Sol, Fa, Do. Ok? E come si vede io schiaccio le dita e faccio praticamente sempre tutto con l'anulare e con l'indice. Eh? Il Sol e il Do li suono sempre con l'anulare, il Fa e il Si bemolle sempre con l'indice. Torniamo a fare il La bemolle. Quando finiamo questo stacchettino, abbiamo Do, poi di nuovo il La bemolle che abbiamo fatto prima quando il testo dice Smoke on the Water. Quindi faremo di nuovo quarto tasto della corda di Mi basso e sesto tasto della corda di La a suonare appunto La bemolle. Le note sono appunto La bemolle e Mi bemolle. Ok? Ecco, queste in pratica sono le tre parti con cui si può praticamente fare sempre tutta la canzone. Poi naturalmente saranno alternate le tre parti e possiamo vedere quando accompagnerò il brano originale. L'unica eccezione a questa, chiamiamola regola, è la parte di assolo centrale. La parte di assolo centrale viene fatta con gli accordi che accompagnano il canto, quindi Sol e Fa, sempre però fatti con un Sol 7 volte e il Fa con la nota lunga. 7 volte Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Questa struttura, questi due accordi in questo modo, 7 volte Sol e un Fa, si ripetono 4 volte. Ok? Finito questo Fa, alla fine delle 4 volte, abbiamo un Do molto lungo, suonato con prima quinta, quindi Do al terzo tasto della corda di La e Sol al quinto tasto della corda di Re, Do molto lungo, Fa molto lungo, suonato il Fa come abbiamo fatto per il canto, quindi con il Fa primo tasto in corda di Mi basso e terzo tasto in corda di La. Ok? Ecco, fatti questi due accordi, riprende il riff iniziale. Questo è il riff iniziale. D'accordo? Ecco, io ripeto, con il riff iniziale che ho appena fatto, con la parte sotto al canto, ricordando che la prima volta quando c'è il canto, la prima volta è 5 volte Sol e un Fa,
Le altre tre volte successive sono sette volte Sol e un Fa. Ecco, poi abbiamo Do, La bemolle e lo stacchettino. Do e La bemolle di nuovo, ok? Con il Do e La bemolle che sono, diciamo così, gli accordi che introducono lo stacchettino e escono dallo stacchettino, permettono di passare di nuovo alla parte successiva della canzone. D'accordo? Queste sono le tre parti con cui è possibile suonare questo famosissimo brano dei Deep Purple. Adesso provo di accompagnare il brano originale. Ricordo che le tre parti io le distinguerò, perché non posso dire ovviamente tutti gli accordi, le distinguerò con il rifettino iniziale, la parte che segue il canto, canto, diciamo così, che è il Sol 5 volte, la prima volta. E fa, ok? E poi lo stacchettino che è questo. Do e La bemolle, ok? Ecco, ricordo anche che quando c'è l'assolo, fondamentalmente c'è la parte con di accompagnamento del canto, Sol 7 volte e poi un Fa. Questo Sol 7 volte e poi un Fa c'è 4 volte. Poi abbiamo l'uscita con un Do molto lungo e un Fa molto lungo. Detto questo, uso, invece di usare il distorsore, uso la chitarra pulita, come si sente, perché i miei mezzi non sono eccezionali e se usassi un distorsore sarebbe, penso, abbastanza confuso il suono, il timbro, il suono di questo video. Quindi provo di usare invece la chitarra pulita. Perché spero di aiutare un pochino l'audio di questo video. Adesso faccio partire l'originale e che ovviamente comincia con il famosissimo riff iniziale, poi arriverà il canto e poi lo stacchettino. Ecco il brano originale. Due, tre, quattro,
stacchettino. Do, la bemolle. Riff iniziale. Sulla parte del canto 3, 4, 5, 6, 7, fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fa 1, 2, 3, 4, e l'ultimo, 6, 7, do, fa, riff iniziale, canto. 2, 3, 4, 5, fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fa 1, 2, e l'ultimo 3, 4, 5, 6, 7, fa Sol, Do, La bemolle, stacchettino, Do, La bemolle, riff iniziale, finisce questo famoso brano dei Deep Purple che, ripeto, permette di entrare un po' in contatto con una tecnica chitarristica che è tipicamente delle chitarre elettriche e che è piuttosto diversa da quella, diciamo, più consueta, quella degli accordi pieni, delle pennate, quindi delle ritmiche che di solito seguono un brano più o meno in maniera più o meno regolare dall'inizio alla fine del brano. Ecco, qui abbiamo già una struttura di canzone, di brano piuttosto diversa, sia come uso della chitarra, in questo caso chitarra elettrica, sia come anche proprio composizione del pezzo in sé. Spero che possa servire a chi comincia ad avvicinarsi a questa tipologia, diciamo, di composizioni.